A volte ritornano, dalle cenette con banana e pannolini, le nuove vite delle ragazze di Giampi Tarantini come L. Angelina Jolie della Puglia e Barbara Montereale, e la da Dario Sinfuria, ho pagato solo io ma intanto furoreggia sul suo sito ed è madrina di un festival di sesso in Portogallo meno. Quando passò dallo studio legale di Totò Castellaneta alle fughe di stanze e alle cene eleganti di Palazzo Grazioli, Graziana Capone da Gravina di Puglia era una ragazzina appena laureata in giurisprudenza. E ora, seduta ai tavoli di un bistrò del quartiere Prati, incinta di 6 mesi, guardandosi indietro, ha l'onestà di consegnare quel tempo a una verità che, a spanne, non riguarda solo lei, ma è l'intero circo che si raccoglieva intorno all'allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Ho fatto quel che ho fatto per ambizione. Pura e semplice. Ho varcato consapevolmente la soglia di un mondo dove non sarei mai arrivata, considerato da dove partivo. Ma almeno non ne ho mai fatto mistero. Anche perché non avevo nulla di cui vergognarmi. Non dico che fossi una santa, ma non mi sono mai prostituita. Rifarei tutto. Assolutamente. Magari mi sceglierei meglio i miei avvocati. Continuo a sentire Silvio al telefono e mi definirei ancora una berlusconiana. E poi, a distanza di anni, qualcuno mi deve ancora spiegare cosa ci fosse di male in quelle serate con le ragazze. Ci sono uomini che per rilassarsi fanno zen o yoga. E ce ne sono altri che fanno le cenette. Quelle cenette sono finite con condanne in primo grado a Giampaolo Tarantini a 7 anni e 10 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, la Capone si è costituita parte lesa. Lei, la Capone, di quella compagnia di giro dice di aver perso di vista tutti. Ma in quel mondo è rimasta e ha trovato a modo suo una strada. Quando scoppiò il casino lavoravo con Paolo Bonaiuti a Palazzo Chigi. E decisi di chiudere con Elle Italia. Partii per Londra, per un corso di Business Development Managing alla London School of Economics. Dopodiché, per 3 anni, mi sono messa a fare la start-up di imprese italiane a Londra. Per lo più ristoratori. E tra questi, Johnny Micalusi, il re del pesce, il pantagruelico oste di Assunta Madre che di quel tempo è stato icona, prima di finire, nel luglio scorso, agli arresti domiciliari per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Start-up ma anche intermediazione immobiliare per l'acquisto di ville alle Bahamas. O l'amicizia con l'attore americano James Eisenberg di Superman lo conobbi a Taormina e mi disse, vieni a Los Angeles con me. Ma mi ci vedete a Los Angeles? Io sempre di Gravina di Puglia sono. Fino al ritorno a Roma. L'incontro con un professore universitario che insegna alla LUISS,
padre del figlio che avrà, e il suo nuovo lavoro al Dipartimento Relazioni Internazionali della Fondazione Luigi Einaudi. Sono entrata nell'affascinante mondo dell'Accademia. Con la possibilità di interagire con professori e intellettuali di Oxford, Harvard. E però, ecco, penso che non sarei arrivata qui senza quelle sere a Palazzo Grazioli. Per questo rifarei tutto e non mi vergogno di niente. Neanche Barbara Montireale si vergogna di ciò che è stato. Ma il codice del mondo e del contesto di cui era e resta figlia e le hanno convinta a non ricordare e farsi ricordare troppo. In una notte dell'estate 2009, mentre in una striminzita canottiera bianca mostrava a Repubblica, le farfalle di bigiotteria di cui il cavaliere omaggiava le ragazze passate per le sue stanze e le sue residenze, il suo fidanzato di allora, un ragazzo del clan Parisi, trovò il modo di dimostrarle rumorosamente che tutta quella pubblicità non era gradita. E c'è prescrizione, c'è speranza.